Ed ora sentiamo il ministro dell'Ambiente Corrado Clini che ci spiega quali sono i progetti del governo per promuovere carburanti diversi da benzina e gasolio. L'Italia dovrà rispettare la direttiva europea che prevede di avere entro il 2020 almeno il 10% di biocombustibile nel portafoglio dei carburanti da trasporto. Quali sono gli investimenti che il governo farà per incentivare altri tipi di carburanti diversi dalla benzina e il gasolio? E quello che è in cantiere a livello nazionale e anche a livello europeo è sicuramente il supporto alla realizzazione in Italia di una capacità produttiva di biocarburanti di seconda generazione in particolare, che utilizzano la componente cellulosica della biomassa. Il che vuol dire che il biocarburante può essere prodotto dagli scarti delle lavorazioni agricole. Si prevede che entro il 2040 almeno il 25% dei carburanti sia di origine vegetale e perciò gli investimenti nazionali delle imprese private con il supporto del governo potrebbero avere un valore strategico per lo sviluppo di tecnologie innovative made in Italy. Non solo biocarburanti, ma anche GPL e metano oggi sono una realtà a basso costo. Quest'ultimo stenta a decollare, mentre l'elettrificazione dei veicoli potrà dare sorprese nell'ambito della mobilità. Oggi direi che prevalentemente per il GPL e per il metano il sistema incentivante è nel prezzo del carburante, che è sicuramente più conveniente rispetto al prezzo della benzina e del diesel. Il basso costo dell'elettricità per rifornire un'auto elettrica compensa in un periodo neppure troppo lungo la differenza di prezzo tra l'auto elettrica e l'auto tradizionale. Quello che credo che l'Italia debba entrare in questa partita e debba entrarci in modo importante. E su questo, ovviamente, io credo che debba esserci una partecipazione di risorse pubbliche, soprattutto per sostenere lo start-up del processo, come è avvenuto in Germania, come è avvenuto in Francia. Roma ha un progetto dove il fotovoltaico può alimentare le auto elettriche. Lei pensa che sia un progetto che può essere sviluppato anche in altre città italiane, a livello nazionale? Assolutamente. L'auto elettrica fa parte di quel grande progetto europeo che si chiama Smart Cities, città intelligenti, che immagina un sistema della mobilità urbana che liberi la città dall'inquinamento, che è un obiettivo importante, non soltanto dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista industriale. Si prevede che nei prossimi 10-15 anni saranno investiti per lo sviluppo delle smart cities solo in Europa almeno 3 mila miliardi di dollari.